Ciao a tutti, ben ritrovati qui sul mio canale. Io vi ringrazio come al solito per essere ancora qui con me. Vi farò vedere in questo video le mie ultime creazioni. Non sono tantissime, però sono sufficienti da farvi da girare un video. E io sono molto soddisfatta di queste creazioni che ho fatto. Molte sono di mia invenzione, alcune invece sono di una artista che io considero la numero uno, che è Valentina Salatino. Mi piace moltissimo come lavora, i suoi lavori, mi piacciono moltissimo i suoi video perché li trovo divertenti, rilassanti. Davvero, io l'adoro, una donna che adoro. E, Valentina, io ti saluto, approfitto di questo video per salutarti e per dirti che mi piacerebbe davvero conoscerti dal vivo. Ora passiamo al video dove vi faccio vedere le mie creazioni. Proprio inizio con una creazione di Valentina. Valentina, questo è il suo ciondolo Felicia. È un bellissimo lavoro, mi piace moltissimo. È un cabochon, se non erro, delle dimensioni di 28 millimetri incastonato con la tecnica netted. Ho scoperto questa incastonatura proprio grazie a Valentina e me ne sono innamorata perché è un'incastonatura davvero davvero facile e veloce, e in base a questa, in base a proprio a questa lezione che ho imparato, ho creato anch'io un tutorial. Non è questo, ovviamente, questo è appunto, come ho detto prima, il ciondolo Felicia. Mi piace tantissimo il colore. Ho cercato di riprodurre il ciondolo quanto più possibile al ciondolo originale, diciamo, del tutorial, e lo adoro, mi piace davvero tanto. Ho utilizzato appunto questo cabochon con questo, non so se si riesce a vedere, all'interno ci sono tutti questi brillantini carinissimi. Bello. Questo ciondolo, questo cabochon l'ho acquistato da Brillanti Creazioni. Maria, ciao, ti saluto, saluto anche te. Si vede la telecamera, è talmente lucido che all'interno si vede la mia immagine. Poi è incastonato grazie alle 11.0 su questo lato, diciamo, sul profilo. Sul retro ci sono delle 15.0. Io ho utilizzato questo colore perché non tanto mi piace, però essendo il retro, poco importa. E sul frontale ho utilizzato questo bellissimo colore di cono di 4 mm. Non so bene il codice, però se vi interessa, mettetemi un commento all'interno. Poi, intervallato fra i bicono dei 4 mm, ci sono queste 8.0 di un color glicine chiaro. C'è l'anellino brisé sul dorato. Niente, mi piace davvero tanto, molto molto bello. Mi sa che questo rimarrà a me. Sempre di Valentina Salatino, Valentina, guardate questa meraviglia. Questo è il ciondolo cristallo dell'anima. Il cabochon che vedete all'interno con queste pagliuzze sul dorato è meraviglioso, dal vivo è uno spettacolo. L'ho acquistato da Perles & Co. È il cabochon artigianale che si trova all'interno dei cabochon in vetro, comunque di 18 mm. Io l'ho adattato all'incastonatura che Valentina chiedeva un cabochon, se non erro, di 16 mm, e a me invece da 18. Comunque sì, l'ho adattato, si trova benissimo, infatti è riprodotto esattamente come il ciondolo cristallo dell'anima di Valentina. Anche qui ho cercato di riprodurre nella tonalità del viola perché è il mio colore preferito, non mi vergogno a dirlo, però ho cominciato a notare che tutte le mie creazioni sono sul glicine e ho cambiato colore, vedrete anche creazioni di un altro colore. Allora, l'incastonatura è un'incastonatura a peiote circolare, c'è questa bellissima rifinitura a stella. Io appunto l'ho voluta riprodurre su un cabochon di 18 mm, e vedete, fa questo effetto rialzato, non so se riuscite a vedere, bellissimo, sembra una corona, non lo so, mi piace tanto. Vengono utilizzate 15.0, le delica ovviamente per fare l'incastonatura. E poi c'è l'inserimento appunto di Super Duo
e di cipollotti 4x3. Molto molto bello, mi piace tantissimo questo tuo lavoro, Valentina. Poi non lo so, c'è questo cabochon che è stupendo, credo che ne comprerò altri. Anche qui ho messo l'anellino Brisé ed è stupendo, mi piace un sacco. Complimenti Valentina, complimenti, questi sono i tuoi due. Sono i due lavori tuoi. Poi di orecchini non mi ricordo se questi ve li ho fatti vedere. Li ho realizzati seguendo uno schema che ho trovato su internet, uno schema free. È un po' stortignaccolo, sinceramente, fa queste onde, perché ho utilizzato queste 11.0 che sono di Conteria. Essendo di Conteria, come tutti sappiamo, non sono precise, però va a formare questo effetto carino di onde, questo fiorellino con delle onde. Sono le Super Duo ne nere con queste 15, no, scusate, 11.0 sull'argento, e ci sono queste tila intervallate, mi piace anche questo. Qui ci sono dei mezzi cristallo, no, sono dei, sì, no, sono mezzi cristallo, scusatemi, da 4 mm, e se vi interessa lo schema mi potete contattare, magari ve lo mando in privato. E sono due orecchini. Molto carino, molto rocchettaro come effetto. Passiamo alle creazioni che ho fatto io seguendo i miei tutorial. Questa è la creazione che vedete subito dopo. Sono in partenza perché le ha vinte Antonietta Pagani nel concorso che ho organizzato ultimamente sul mio canale. È questo il modulo Arlecchino. È formato da perline completamente, tutte perline della Preziosa, solo le 15.0 che vanno a circondare tutta la creazione. Non sono appunto della Preziosa, ma sono della Miyuki. È un effetto tridimensionale, infatti vedete queste pip, che sono queste celesti, si alzano e il fiorellino rimane, diciamo, i petali rimangono abbassati. Al centro c'è una, non mi ricordo come si chiama questa perlina. Non mi ricordo, scusatemi. Comunque sia, è della Preziosa. Non mi ricordo, mi sfugge proprio. E queste invece sono le farfalle, sempre della Preziosa. Queste sono in questo bellissimo colore dell'azzurro, sono le Twin della Preziosa, che Preziosa appunto mi ha inviato nei vari pacchettini, diciamo omaggio, proprio per aver partecipato al contest. Molto carino questo modulo. Ve lo faccio vedere anche tutto colorato. Eccolo nella versione Arlecchino originale, è il tutorial che io ho messo a disposizione proprio per la Preziosa per partecipare al contest di febbraio, appunto le maschere, richiedeva il tema delle maschere. Guardate come cambia, è lo stesso modulo. Solo che appunto utilizzando perline dello stesso colore lo rende un po' più tranquillo come modulo. Questo ci ho fatto un ciondolo, invece di questo ci sono gli orecchini. Se vi interessa, guardate nel info box e cercate appunto il link degli orecchini Arlecchino. Sono completamente perline della Preziosa ricevute in regalo, per cui se voi come me avete ricevuto queste perline potete farlo anche voi. Poi, come vi dicevo prima, c'è un'altra creazione che parte per Antonietta Pagani, la vincitrice del mio concorso, e sono questi orecchini. Sono meravigliosi, a me piacciono un sacco, non so a voi, mi piacciono molto i colori. Faccio vedere questo, è un po' più evidente il colore delle Super Duo. Ci sono queste Super Duo che sembrano proprio delle gocce d'acqua. Ecco perché io ho chiamato questo orecchino It's Rain, pioggia. Pioggia, questa è pioggia. Ci sono queste goccine al fondo e questi cipollotti trasparenti che vanno sia all'interno sia nelle quattro punte esterne. E questi cipollotti più piccoli nella tonalità del blu intenso, circondato tutto da 15.0 argento con l'anima argento. E per ultimo ci sono queste super, no, scusatemi,
questi bicono sempre della stessa tonalità delle Super Duo. Se vi interessa, questo è il mio modulo It's Rain. Lo trovate anche questo all'interno dell'info box. Come ultima creazione, sono orgogliosa di farvi vedere, anzi, no, non è l'ultima creazione, vi faccio vedere questa che è appena nata e troverete da poco il tutorial. È il modulo Epoca. Guardate che meraviglia! È un ovale incastonato appunto con la tecnica Netted, come vi dicevo prima, imparata da Valentina OOO. Ti ringrazio, Valentina. E c'è tutta questa lavorazione molto molto semplice, ma che rende tantissimo, un po' per i colori, un po' per questo cabochon in vetro incastonato appunto in questo modo. Questo è il tutorial degli orecchini Epoca. Come penultima creazione che vi faccio vedere è il mio penultimo tutorial fatto, è il modulo True Love. Io l'ho fatto ad orecchino. Però ho visto anche delle versioni molto belle di ciondoli e mi piace tantissimo. Poi ogni creazione, quando vengono cambiati i colori, assumono quasi delle forme differenti. Praticamente è una perla da 1 cm, 10 mm. E incastonata tutto intorno, viene fatta una lavorazione di 8-0 e Super Duo, e poi di lì parte tutta la lavorazione, diciamo. Sembra difficile, ma non lo è assolutamente. Forse questo abbinamento di colori, sono tanti colori, probabilmente è quello che fa sembrare la difficoltà, ma non lo è affatto e mi piace un sacchissimo, così se si può dire, mi piace troppo questo modulino, è molto molto bello, molto molto facile, mi auguro anche di questo di vedere tante tante versioni e poi vi faccio vedere l'ultima creazione che non è ancora completa, ve la faccio vedere, tant'è che c'è ancora il filo attaccato e questo è il ciondolo Zanzibar di Elisabetta Desiderio di Creare. Mi dispiace moltissimo, non so perché, ma mi fa questo effetto. Credo che questa lavorazione la dovrò smontare. Sicuramente è colpa del filo perché è troppo morbido. Insomma, probabilmente ho utilizzato un filo troppo, troppo molliccio, diciamo. Non rende appunto, non fa rendere rigida la lavorazione. Infatti, vedete come si muove. Però adoro proprio la lavorazione. Infatti, Elisabetta, complimenti, è stupendo. Io poi ho abbinato tutte queste perline che vanno dall'oro al bronzo, mi piace moltissimo. Lo rifarò sicuramente con un filato molto più rigido. Io con questo tripudio di colori e di forme vi saluto. Vi rimando al prossimo video e mi auguro vi sia piaciuto, insomma, tutto questo ben di Dio. Se vi è piaciuto, cliccate mi piace e condividete, così mi farete conoscere. Nulla, se di questi tutorial che vi ho fatto vedere farete la vostra versione, mandatemela pure anche nella posta elettronica, vi metterò il link all'interno dell'info box. Mi piace davvero vedere le vostre versioni perché, appunto, come ho detto prima, ogni colore, ogni abbinamento di colore, rende un po' la creazione differente. Io vi saluto, alla prossima. Ciao ciao!